siamo a un terzo, quindi parecchio. Credo che dimostri il legame di collaborazione tra la città e la COP. Io ricordo anche la prima versione, una quarantina d'anni fa, che cosa rappresentava allora per la città di Verbania. Mentre parlavate, io sono rimasta molto colpita dal clima, dal contesto. Era un luogo accogliente, adesso è diventato bello e anche confortevole. E quindi come città vi ringraziamo per questo investimento che mi pare superi 3 milioni di euro. In questo periodo sono delle notizie rassicuranti e anche non scontate, così anche su un'esecuzione tanto rapida. Magari poi ci comunicate come fate, che anche noi abbiamo un po' di lavori da svolgere in città e quindi risulta utile la collaborazione. Un sito di ringraziamento lo voglio rivolgere ai dipendenti, perché in questo periodo storico, probabilmente è sempre stato così, ma adesso lo si percepisce meglio, sono anche un po' delle antenne sociali, per cui da qui rilevano non solo le abitudini, i cambiamenti, ma anche gli stati d'animo delle persone, e quindi probabilmente sono anche in grado di suggerire dei consigli e degli interventi positivi. Questo il prestito sociale, così come le informazioni molto legate ai servizi che riguardano i cittadini, sono utili, perché in questo momento storico siamo tutti un po' spaesati, il mondo è diventato all'improvviso complicatissimo e quindi non tutti hanno la conoscenza, gli strumenti, e un mediatore anche in un supermercato è molto utile. Quindi io mi voglio rivolgere, oltre naturalmente a Nova Coppa nei suoi aspetti, nei suoi ruoli dirigenziali, ma anche alle persone che ogni giorno sono qui a lavorare, che nel quotidiano capiscono i cambiamenti della nostra società. Dopodiché ci auguriamo di continuare a collaborare come è stato fatto finora. Domenica c'è la maratona del Lago Maggiore, COP c'è, l'Emporio dei Legami ci siete, la stagione concertistica di grande livello per Verbania Musica ci siete. Sicuramente troveremo altre forme per essere al passo dei tempi anche di questo progetto di assoluta qualità.